Ciao Marcello, ciao a tutti, sono sempre qui in compagnia del mio grande amico Italo e di mio cugino Ciao, Mirko. buonasera. La partita è appena finita, grandissima vittoria della nostra Juventus. È stata una partita non facile, perché queste squadre si chiudono sempre dietro e non è facile fare gol. Nel secondo tempo, per fortuna, siamo riusciti a sbloccare la gara con il nostro grandissimo Mario Mandžukić, che era un po' di partite che non faceva gol, E anche finalmente Piazza ha giocato titolare, ha fatto una Finalmente, partita, però si vede che è ancora timido. purtroppo Piazza è ancora un po' timido, era la prima partita titolare, sarà per le prossime partite, anche Rincón, Italo, vero? Abbiamo Ha fatto una giocato grande molto bene partita. Rincón, sì. L'importante è che siamo andati a più 7 dalla Roma, Marcello, questo è l'importante, vero Italo? E domenica andiamo a Cagliari e speriamo che vinceremo anche la partita a Cagliari e così. E portare 3 punti a casa di Anche nuovo. perché Marcello, la Roma giocherà a Crotone e non sarà facile per la Roma, dopo che Crotone ha perso anche oggi, sono squadre che hanno bisogno di molti punti, queste che stanno molto molto dietro. Anche un bel gol del nostro Gonzalo Higuaín, che si conferma sempre un grande bomber di razza, anche se non riceve tanti palloni a partita, ma quei pochi che riceve li sfrutta sempre. Sempre, è un cannoniere, non c'è niente da Un giocatore fare. fenomenale. Speriamo che per la Champions ci faccia gol, perché è lì che l'abbiamo preso per fare gol in Champions. E agli interisti che vogliamo Due dire? parole sugl'interisti: smettetela di fare tutte queste polemiche. Accettate la sconfitta. Non serve Avete parlare, non perso, state serve. zitti e andate a I casa. fatti Basta, servono. basta, tutte queste chiacchiere. A 8 anni consecutivi che ci tartassano sempre o Juventus o Inter Juventus, o Juventus Inter, sempre tante tante Sempre parole da Milano e basta con questi interisti. Marcello, che dire? Noi speriamo di vincere domenica. Vi facciamo un saluto da Italo e da Mirko e sempre Forza Ciao, forza Juve. Ciao Juve! Marcello!